comprato la lavatrice Amichetto. Ok, la settimana prossima arriverà come creare una canzone anni 80 senza alcun talento! Care galine Cocilova, benvenuti a Reaction e spiegazione di quella che spero che possa diventare una tradizione anche per gli anni a venire. Ciao 2021. Riassumendo in due parole quello che è Ciao 2021, Ciao 2020, per chi non avesse idea di che cosa sia, è una parodia russa degli show di Capodanno che andavano in onda in Italia negli anni 80. Quindi ci sono cantanti e VIP russi che prendono parte a questo show ma che parlano interamente in italiano. Nonostante sia andato in onda su Channel One Russia, che è praticamente il corrispettivo della nostra Rai 1, la notte di Capodanno, cioè il 1° gennaio, alle 22:30. Cominciamo subito. Lo show parte con il bambino che dice la poesia a tavola di fronte all'albero di Capodanno. Sì, si chiama l'albero di Capodanno in Russia, non albero di Natale. Mentre sullo sfondo ci sono quadri e foto di Pupo, Toto Cutugno, Albano e Romina e altre celebrità italiane famose in Russia. Va, c'è pure Sabrina Salerno. Il bambino qui viene premiato con un giocattolo di Pinocchio e rappresenta Ivan Urgante, ovvero Giovanni Urganti, il conduttore della trasmissione, anche quella dell'anno scorso. E l'uomo che vedete, che rappresenta un mafioso, è il vero papà di Ivan Urgant. Oh, ed ecco lo show che parte con la solita minuziosa attenzione ai particolari, a partire dalle animazioni, musica, ritmo, stile super anni 80. L'estetica è rimasta pressoché identica all'edizione scorsa e meno male perché era già praticamente perfetta. Entriamo subito nel vivo della trasmissione presentata anche da quest'anno da Giovanni Urganti, come stavo dicendo il nostro Ruggero dei timidi, e le tre spalle che sono le stesse dell'anno scorso, quindi Matteo Crustaldi, Alessandro Guddini e Allegra Michele con i soliti due mappamondi lì davanti. Togliti le mutande! E cominciamo già da subito a destabilizzarci. Principessa ossesso! Oh. È sessualissima! Basta! Sono stufa che agiti viata il mio corpo! Siamo nel 2021! La nuova etica! Scusaci! Perdono! Stavo scherzando! Oh. Esattamente come l'anno scorso, ci sono appunto delle canzoni pop russe del momento remixate in chiave anni 80 e ricantate interamente in italiano. Sono prodotte così bene che le canzoni sembrano nativamente create in questa versione retro anni 80. Ed esattamente come l'anno scorso, il cast è composto da cantanti e VIP russi che hanno il proprio pseudonimo italiano. Abbiamo Dead Blonde, che per l'occasione è diventata bionda morta. Mai Michelle e Eva Polna, diventate La mia Michela e Eva Pollini. E ci sono anche molti altri cantanti. Ma non solo, abbiamo anche degli ospiti. Massimo Galcini, Massimo, buonasera, buon anno. Colgo l'occasione per dire che rispetto all'anno scorso l'accento medio dei partecipanti è pesantemente migliorato. Amici, indovinate perché Giovanni non viene mai a trovarmi nel mio castello in aperta campagna? Perché? Perché non vuole infangarsi. Cioè, raga, provate voi a parlare per la prima volta in russo e ad essere così comprensibili. Comunque, Massimo Galcini, che è lo pseudonimo di Maxim Galkin, è un comico e presentatore che è famoso per le sue imitazioni ed è esattamente quello che propone qui a Ciao 2021. Facciamo un gioco. Tu imiti una star italiana e noi cerchiamo di indovinare chi è. Tu imiti una star italiana e noi cerchiamo di indovinare. Pronti? Ha finto di imitare degli artisti italiani, ma in realtà i riferimenti sono totalmente russi. Mascalzone, guardatelo! E visto che non ci capisco niente, lascio la parola a chi conosce la cultura meglio di me. La prima parodia è dedicata a Renata Litvinova. Io voglio. Sono in Rai, su Rai 1. È un'attrice e regista russa e lei parla nel modo così. La seconda parodia è Vladimir Zhirinovsky. È un vero cretino, portatelo via e fucilatelo! Un politico russo fa il capo del Partito Liberal Democratico, famoso della sua maniera aggressiva e ogni tanto sembra un po' matto. La parodia numero 3 è la più difficile da capire, è Robertino Laretti con la voce spezzata. Giamaica, quando mi sembrava di bruciare sotto il tuo bel sole ardente. In realtà Robertino Laretti in questo caso non c'entra niente, perché questo Robertino fake parla con la voce di un cantante sovietico, Lev Leshenko.
Ciao ragazzi, ciao Marco, ci vediamo. Ma andiamo avanti. Dopo un momento in cui il cameraman viene redarguito dalla conduttrice per essersi soffermato sulle sue poppe, poi un presentatore così lampadato che potrebbe fare il cosplay di Carlo Conti e poi baci e abbraccia la band, salvo vedere poi il sottotitolo "Attenzione, sono tutti parenti stretti", giunge il momento della pubblicità. Oh, mi sento come il Vesuvio che stai per eruttare. Oh, Pepsi. Una perfetta perfezione. Ok. Stasera si esibirà il famoso gruppo Zucchero. Ma cosa dice Allegra? Niente zucchero. E stasera è tutto senza zucchero, anche la Pepsi. Vorrei anch'io essere così figa. Anche tu la Pepsi senza zucchero, Allegra. Ho un sacco voglia. Voglia di freschezza. Quanto cazzo dura! Ma torniamo a noi. È il momento adesso del cantante Manigi. Quel volto mi è familiare, ma non mi ricordo esattamente perché. È il momento di chiedere aiuto a chi conosce meglio la cultura russa di me. Manigi altro non è che Manigia, cioè la cantante che ha rappresentato la Russia all'Eurovision di quest'anno e che ci andò con una canzone, Russian Woman, che fece scandalo perché affrontava il tema della parità di genere, dell'emancipazione femminile, usando in maniera molto diretta tutti gli stereotipi arcaici sul ruolo della donna in Russia. In Russia ancora non sono così tanto sdoganati. Ci fu una petizione parlamentare per rimuoverla dalle Eurovision, e con tutto ciò che ha rappresentato sta canzone nella primavera di quest'anno, vedere Manigia che si traveste da uomo e che si prende beffa sostanzialmente non solo della sua canzone ma anche di tutto quello che ha rappresentato, da un lato è un esempio straordinario di autoironia, ma dall'altro oggettivamente fa strano, specialmente in un programma come Ciao 2021, dove la mercificazione della donna è una delle colonne portanti della satira. Una delle iniezioni del testosterone. Da Mosca è tutto, a voi studio. Le canzoni proseguono e rispetto a Ciao 2020 l'edizione di quest'anno introduce anche una nuova frontiera del trash, cioè i video con il green screen orrendo tipico degli anni 80. Hanno pensato a tutto. Finché non arriviamo a un'altra gag. È possibile che ne abbiate sentito parlare anche senza aver visto lo show. Abbiamo un massimo esperto di tecnologia moderna e il tuo computer è in grado di analizzare i gusti del nostro pubblico per dire che vorrebbe rivedere nel prossimo numero? Sì. Oh, ecco un altro oggetto tipico degli anni 80, un floppy disk grosso come una casa, con su scritto Ciao 2021, da inserire in un 286. La stampa è lentissima e ovviamente... Mamma mia, è così veloci, sta già stampando il risultato. Il pubblico si esalta e finalmente riusciamo a vedere la figura finale. Il gruppo Maneskin. Ci deve essere un errore. Ecco la foto originale, la posta vicina al cuore. E quindi per presentare il nuovo brano di Valerio Leonci, alias di Valeri Leontiev, un cantante di 72 anni, è stata fatta un'analogia con Damiano dei Maneskin. In realtà mi ricorda più un incrocio tra Richard Benson e Umberto Smile ai tempi d'oro, ma vabbè. E dato che la canzone si chiama Margherita, nella sua canzone si vedono proprio pizze come oggetto di coreografia. Ci sono proprio dei pizzaioli che fanno parte della coreografia lì in alto. Sapete cosa? Però sono un po' deluso. Cioè c'erano dei momenti più volgari l'anno scorso, tipo la pubblicità dello sgrassatore, ma quest'anno un Amore, hai scordato che oggi è le vigilie di Capodanno. Stappa la bacilli di Asti. Ho lavorato tutto il giorno. Non vedi che sto morendo di fame. Se la vostra vita coniugale è diventata piena di routine, comprate la lavatrice Amichetto. Vi porterà mille piaceri. Amore, ho fame. Vibra. Che cazzo vibra. Fai, ho fame? Vibra. Amore, ho detto vibra. Che ho fame. Vibra. 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 Fame, vibra. E in realtà il controller del Nintendo 64 non serve per vibrare, perché aveva bisogno di una... Ma io ho fame! Vibra!
Tra i tanti momenti dello show ci sono anche due trailer di film. Il primo è House of Gucci, che per l'occasione è diventato The House of Gucci. Si riferiscono a una coppia VIP, che sarebbe Leonardo Gucci, cioè Leonid Agutzian, e Angelica Varum, Angelica Varumi, o come minchia si pronuncia, non lo so. Sì, hanno doppiato il trailer originale di House of Gucci in italiano con tanto di immagini del film originale. Voglio essere un latino io. Quindi sì, per la stessa scena io in questo momento sto rischiando un doppio copyright strike e vai, fanc***o. Il secondo trailer di film è The Challenge, un film che è in uscita per davvero nel 2022, che ha fatto parlare di sé perché dovrebbe essere il primo nella storia con delle sequenze girate interamente nello spazio. E qui abbiamo una delle attrici del film. Giulia Teresilli, Giulia, bravo! Solo che in Ciao 2021 la trama è un po' diversa. Qualcuno dell'equipaggio ha consumato tutto il gel per capelli. Oh! Come vedete, si potrebbe parlare per ore di questo show, anche se dura poco più di un'ora di per sé. Tipo qua c'è un altro finto trailer del commissario di Como che, dopo aver cancellato la scritta "La mafia immortale", viene trucidato a colpi di arma da fuoco. E intanto legge la Gazzetta dello Sport e mangia la pasta. Già, io mi limito a farvi vedere degli sketch che possiamo capire anche noi italiani, cercandovi di dargli un senso. E ne abbiamo ancora un paio. Per esempio qui c'è una parodia della serie Netflix più vista al mondo. Credo che sia ancora il numero uno. Ci hanno rubato un gioco! Il gioco al calamaro! Il gioco del calamaro! Squid Game, e per la cronaca in spagnolo lo chiamano veramente El Juego del Calamar. Pinocchio sostituisce la bambola e i perdenti vengono sparati via con uno sparafoglie. Quanto random. Siamo arrivati praticamente in fondo all'ultimo epicissimo momento, ma prima ci sono dei videomessaggi. È difficile credere che ci amano perfino in Russia, ma è salutare le dichiarazioni d'amore che abbiamo ricevute dai comuni cittadini russi, lo confermano. Привет! Привет, Саласи! Ok, raga, qua siamo al di là dell'epico. Ci sono degli artisti italiani che lasciano un messaggio in russo come se fossero una band russa. Infatti, per l'occasione, anche il loro nome è stato tradotto al russo. Che si sta ribaltando la situazione! E quindi qui vediamo Albano. Yalik Bano. Люблю ваші песні. Ми стал пробивати Сарем. Обнимаю. Fedez. Привет. Меня зовут Фёдор. Луж мне женой Лубенбас. Приезжайте в Россию. I ricchi e poveri. Привет, Саласи. Ансамбль русский пенсий богачи. Бидики. Поздравие двас. Новым годом. Мы желаем счастья вам. Мы желаем счастья вам. I Mattia Bazar. Привет, Звепродавцы, Змитиус Каваренко, Любятиви Giovanni. Новым годом! E soprattutto Toto Cutugno, che oltre a lasciare il messaggio in cui dice Я composita, viene a vista vostra musica, Giovanni, приглашайте русский артистов. Per l'occasione è stato chiamato Антон Кутузов, che fu il generale russo che assunse la guida suprema nella lotta contro Napoleone. Ma non abbiamo ancora finito. Come potrebbe uno show così sublime non avere una conclusione perfettamente epica? Stimatissimi cittadini italiani, cari amici, un deepfake con Putin è stato un anno tutt'altro che facile, ma le difficoltà in cui ci siamo imbattuti ci hanno resi ancora più uniti. Noi abbiamo un paese molto grande, bellissimo, e se c'è vera voglia di fare qualcosa lo faremo e ce la faremo. E ce la faremo. Ragazzi, questi sono totalmente pazzi. Hanno un deepfake di Putin. Ok, ok, è il momento di rendere omaggio a questa meraviglia. La settimana prossima arriverà Come creare una canzone anni 80 senza alcun talento!